Ciao a tutti. Dunque, questo è un ricordo di molto tempo fa. Tendenzialmente, sì, so cosa sia vivere con persone narcisiste, ecco. Quindi c'è stata una volta in cui in un litigio, dunque, lui continuava a dirmi le peggio cose, prostituta, donna facile, insomma, tutti gli insulti del mondo mi sono presi. E io, come sentito che ero in pericolo quella volta, quindi stavo cucinando per lui. Per lui, stronzo ingrato, e ho visto che c'era l'acqua della pasta asciutta che stava bene bollendo, con proprio le bolle sulla superficie. E c'è stato un momento in cui ho rischiato veramente di tirargli l'acqua dietro, e nel caso non avesse funzionato, dietro di me c'erano i coltelli. Perché non era la prima volta che, insomma, mi minacciava, cercava di picchiarmi e tutto questo. Quindi, non so, da questa mia confessione, se c'è qualche donna maltrattata, insomma, mi contatti in privato, si faccia viva in qualche modo. E se posso fare qualcosa per lei, insomma, cercherò di farlo. Sono un po' così, non esattamente piena di vita, perché non sono cose che mi fanno bene ricordare, nonostante il fatto che siano passati anni. Ma ho aperto questo canale perché odio quando la gente cerca di chiudermi la bocca, l'ho sempre odiato. E non ho intenzione di smettere di parlare. Ovviamente mi hanno minacciato di rovinarmi, di perseguitarmi per tutta la vita, ma evidentemente si possono divertire, insomma, per quanto mi riguarda. Io non ho intenzione di stare zitta, né ora né mai. Soprattutto, cioè, quando uno ha una certa età, cioè, io penso che se già parlo adesso, quando avrò 90 anni, di sicuro non me ne starò zitta, tanto che cazzo ho da perdere a quel punto. Ancora meno di adesso, e adesso di sicuro non ho molto da perdere. Va bene, grazie di tutto, grazie di cuore. Un bacione e buona nottata.